sto girando per le sale prova italiane alla scoperta delle realtà nascenti dell'underground musicale. Venite con me, sarà un viaggio nella moda, nella cultura, nello stile e nel costume dell'Italia che suona o che almeno sogna di farlo. E proprio qui oggi incontro i Govinda, mi dicono essere una delle più promettenti band pop rock di Roma. Buongiorno ragazzi, buongiorno, finalmente ci incontriamo puntuali come orologi qui a Roma, insomma siamo un po' famosi per i nostri ritardi, oggi non è il nostro caso. Chi siete innanzitutto? Ciao, io sono Simone, la voce. Luca, pianoforte, chitarra. Bene. Stefano, batteria. Fabrizio, al basso. Marco, la chitarra. Allora, la vostra musica, quindi pop rock, belli chitarrosi, immagino. Sì, esattamente. I testi, cantate in italiano? Cantiamo in sempre italiano. Cantato in italiano? No, sono 3 anni adesso che cantiamo in italiano. Prima cantavamo in inglese e dopo, diciamo, aver provato a sfondare in Inghilterra con questo demo in inglese che è andato abbastanza male, diciamo. Quindi non vi siete fermati solo all'Italia? No, siamo partiti, siamo andati in Inghilterra con camper, è una cosa... Meraviglioso, direi. In cerca di una casa discografica disposta appunto a prendere un prodotto come il nostro, insomma. All'avventura. Abbandonato l'inglese, siamo finiti a cantare in italiano. Sì. E siamo ritornati alle origini. Govinda, spero che è una domanda che vi faranno milioni di volte. Sì, questo è vero. Sì. Govinda perché viene da un libro che ha un po' segnato la nostra adolescenza. Il libro è Siddhartha. Govinda è l'amico fraterno di Siddhartha e segue un po', diciamo così, il suo sogno in maniera un po' testarda. E da lì quindi il sogno che loro stanno cercando di percorrere è, in un certo senso, in maniera diversa naturalmente, quello che cerchiamo di percorrere anche noi. Meraviglioso, direi. No, Govinda tra l'altro poi deriva da lì e è anche una divinità indiana. L'altro giorno stavo cercando il vostro sito, il loro sito che è www.govindamusic.it. Sì. Io non ho messo music, ho messo govinda.it, sì. Mi è uscito tipo Radio Hare Krishna. Sì. Quindi ho detto, sì. Ok. Eravamo noi. Infatti alcune volte Rasati. In effetti alcune volte ci associano alla musica indiana, ci chiedono se abbiamo delle origini di quel tipo, in realtà no. Simone, quindi quanto tempo è che suonate insieme per aver fatto in modo di creare il vostro mondo Govinda? Aspetta che adesso te lo dico. Il mondo Govinda è nato, innanzitutto ai banchi di scuola. Poi ormai sono 6 anni che stiamo insieme e ci diamo da fare praticamente. Negli ultimi 3 anni non abbiamo fatto altro che suonare e darci dentro veramente. Scrivere, suonare, sì, assolutamente. Quindi in questi 6 anni sicuramente vi sarete fatti un'idea del fatto che non è facilissimo stare in questo mondo. No. Ecco, siamo a Roma, siete i nostri gladiatori di questa puntata. Contro cosa, secondo voi,
si combatte di più, secondo voi, contro la concorrenza, quindi altre band, altri cantanti, altri gruppi, contro il mercato discografico, il fatto degli scontri con i produttori, con i discografici, eccetera? Qual è il punto dolente? Guarda, secondo me è proprio la concorrenza il punto dolente. Si bada molto più al marketing piuttosto che a della buona musica. La situazione live in Italia non è facilissima, in particolare a Roma la musica dal vivo non è sostenuta tantissimo. La situazione discografica in generale, in Italia almeno, non è alla grande. Noi dal punto di vista discografico siamo anche un po' acerbi, non è che ci siamo fatti sentire troppo dai discografici, anche per paura di, in qualche modo, di bruciarsi, no, tra virgolette. Certo, no, è importante che nel momento in cui ci si va a presentare ci si senta pronti. Esattamente, esattamente. E siccome il discorso che facciamo prima della sostanza che ci vuole, crediamo che adesso siamo pronti, cioè ci sentiamo con determinata sostanza e attributi, ecco. Anche tecnicamente. Anche tecnicamente, no, sicuramente anche tecnicamente. È un lavoro veramente interiore su noi stessi per primi e che poi si riversa nel gruppo. Sono le conferme di un concerto che va bene, dei concerti che per nostra fortuna spesso ci hanno dato belle soddisfazioni, o parlare con persone del settore con grande esperienza, veramente gente con attributi seri. Certo. E che ci ha criticato per farci crescere. Però delle critiche costruttive, si sente quando sono critiche costruttive. Io a questo punto direi che ho voglia proprio di ascoltare i Govinda. Andiamo in sala prove e vediamo cosa sono capaci di fare.